in neurologia riabilitativa il primo corso di formazione sulla lesione al midollo spinale per la prima volta in Campania. Sì, buongiorno. Questo corso è stato fortemente voluto da noi, ma sicuramente siamo stati, diciamo, sollecitati anche dai pazienti con lesioni del midollo spinale, in particolare la FAIP, che è la Federazione Nazionale dei Paraplegici, e comunque è un corso CNOBUS, cioè diciamo organizzato dal Coordinamento Nazionale degli Operatori Professionali Unità Spinali. È un gruppo di persone, di professionisti che lavorano esclusivamente nelle unità spinali italiane e che sono in grado di portarci la loro esperienza, e hanno organizzato il corso permettendo soprattutto a noi, dando la possibilità a noi di accogliere, di ascoltare l'esperienza di professionisti validi, validissimi, che provengono dalle unità spinali. L'unità spinale è l'unica realtà possibile per accogliere un paziente con una lesione midollare, già dalla fase acuta, e di condurlo fino alla fase della riabilitazione lungo tutto il progetto riabilitativo. Quindi questo corso, da una parte, diciamo, è utile per i professionisti, per motivarli, per i giovani operatori, anche perché spesso questa problematica è misconosciuta anche nelle scuole di fisioterapia, di medicina, di infermieristica, ma anche soprattutto per stimolare la cittadinanza, il mondo politico, all'organizzazione, all'implementazione di strutture che possano migliorare e tutelare la salute delle persone con lesione midollare. In Campania noi abbiamo 100 nuovi casi ogni anno di lesione midollare dovuta a trauma, ma ce ne sono almeno altrettanti legati a patologie, a malattie degenerative o di altro tipo. Per cui è una popolazione di persone che richiede necessariamente un'organizzazione dipartimentale, o quantomeno un'organizzazione che vada dalla fase acuta fino al territorio, fino al domicilio, per la tutela della loro salute. Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, un corso di formazione sulla lesione al midollo spinale, un momento di crescita per Salerno, perché è stata la prima tappa e unica del corso di formazione che ha scelto quindi Salerno per la prima volta in Campania. Ascoltavo le parole della dottoressa Siani, che mi sembrano siano state assolutamente illuminanti. Avere la possibilità di ospitare esperti di fama internazionale nella nostra città per far loro tenere un corso di qualificazione professionale di aggiornamento per la classe medica, credo, e anche per i riabilitatori, gli aspetti terapeutici, credo che sia un privilegio importante, ma soprattutto qualcosa di assolutamente utile. Poco fa al Comune abbiamo tenuto un'iniziativa con l'Associazione Meridiana che si occupa della sicurezza stradale. Ci sono malattie degenerative rispetto alle quali la scienza sta facendo i passi adeguati, ma ci sono anche alcuni aspetti che afferiscono agli incidenti stradali. La sobrietà nella guida, l'attenzione quando si guida, non usare il cellulare, queste cose che noi diciamo come una sorta di mantra, purtroppo inascoltato, molte volte possono esitare in tragedie umane che poi si scontano per una vita intera. Ora la medicina sta facendo i suoi passi, si fa in modo che il tetraplegico venga recuperato al meglio delle sue prerogative, e quindi aggiornarsi, curare gli aspetti teorici e anche di manualità, credo che sia una cosa assolutamente indispensabile. Credo che questo si proponga. Un'ultima considerazione: la nostra facoltà di medicina, la facoltà di medicina presso l'Università di Salerno, da questo punto di vista credo debba avere un'attenzione peculiare, particolare. Per la verità la facoltà di medicina sta anellando successi importanti in questi ultimi periodi. Siamo cresciuti molto come patrimonio reputazionale, moltissimo, e credo che da questo punto di vista si aprono delle prospettive anche di aggiornamenti di studi che sicuramente sono preziose. Ringrazio l'Ordine dei Medici, presso il Presidente, Gemma Siani, per quanto hanno fatto, e noi tenteremo dal parte nostra di dare seguito e seguire la cosa per quanto nelle nostre responsabilità.